DASH è un acronimo che viene dall'inglese Dietary Approaches to Stop Hypertension. È un approccio dietetico che probabilmente è il più utilizzato per curare l'ipertensione attraverso l'alimentazione. Sì, perché la nutrizione gioca un ruolo veramente, veramente importante nella prevenzione e addirittura nella cura dell'ipertensione. La dieta DASH comporta dei cambiamenti dietetici che in genere sono abbastanza flessibili e non è sempre una dieta ipocalorica. O meglio, è una dieta ipocalorica nel momento in cui c'è bisogno anche di perdere peso. Sì, perché anche il peso corporeo influenza la pressione del tuo sangue. L'ipertensione è una condizione molto molto più frequente di quanto si possa pensare e nei paesi più sviluppati quasi un terzo della popolazione soffre di ipertensione e tra tutte le persone che soffrono di ipertensione circa un terzo non sa neanche di essere iperteso ed è per questo che è molto più frequente di quanto si possa pensare. La buona notizia però è che i cambiamenti, tra cui appunto il passaggio ad una dieta sana, sono in grado di andare a modulare positivamente la pressione del sangue. Ma perché è adatta la dieta DASH e quali variazioni ci sono nei confronti di una normale dieta sana che tutti noi dovremmo seguire e non solamente le persone ipertese? La dieta DASH è stata sviluppata specificatamente per aiutare le persone ad abbassare la pressione del sangue ed è promossa dai principali istituti di ricerca americani. Perché li cito come fonti attendibili? Perché ho studiato anche negli Stati Uniti e della mia esperienza personale posso garantire che è un paese in cui si investe molto più nella ricerca che in Italia. Entrando un po' nel dettaglio della dieta DASH, sappiamo che ci sono alcuni alimenti che sono più da preferire e altri che invece sono da ridurre o addirittura da eliminare. Generalmente sconsiglio fortemente delle diete in cui si vanno ad eliminare completamente alcuni alimenti, soprattutto quando si parla di perdita di peso. Però qui in questo caso il nostro obiettivo è assolutamente diverso. Il nostro primo obiettivo attraverso una dieta DASH non è la perdita di peso, ma è ridurre la pressione del sangue e quindi migliorare una condizione di ipertensione. Quindi parliamo prima di tutto di salute e la salute deve avere sempre la priorità. La dieta DASH comprende un'ampia varietà di alimenti perché comprende tutte le tipiche fonti di carboidrati, meglio se integrali, comprende frutta e verdura. Possono essere consumati latticini a basso contenuto di grassi, come ad esempio lo yogurt greco, oppure formaggi magri. Si possono consumare carni magre, pesce e pollame. Allo stesso modo vanno ridotti determinati alimenti, tra cui tutti gli alimenti che sono processati, lavorati e che quindi contengono il sale come principale conservante. Sì, perché il sale per una persona che soffre di ipertensione è il nemico numero uno. E quindi attraverso la dieta DASH si vanno a ridurre tutti quegli alimenti come patatine, snack quindi preconfezionati, crackers salati, gallette e tanti altri alimenti come ad esempio gli insaccati o anche il pesce conservato, tra cui il salmone affumicato e il tonno in scatola. In genere, con l'approccio dietetico della dieta DASH, si consiglia anche di ridurre il consumo di carne rossa, perché generalmente è una carne meno magra ed è quindi correlata ad un aumento del rischio cardiovascolare. L'obiettivo della dieta DASH è quello di andare a ridurre l'assunzione complessiva di sodio attraverso la dieta. Parliamo di riduzione, mai di eliminazione completa, perché eliminare il sodio dalla nostra dieta è quasi impossibile, perché è contenuto in una varietà enorme di alimenti. La dieta DASH va a soddisfare in maniera specifica il fabbisogno di sodio delle persone ipertese ed è una dieta ottima appunto per le persone che hanno la pressione alta e che hanno come obiettivo ridurre complessivamente il rischio cardiovascolare. Ma in che modo allora la dieta DASH va a ridurre la pressione sanguigna? La dieta DASH agisce non andando a limitare solamente il consumo di sodio attraverso l'alimentazione, ma anche limitando il consumo di acidi grassi saturi e quindi andando a ridurre complessivamente quello che è il rischio cardiovascolare di una persona. Una dieta ricca di sale e quindi di sodio è in grado di aumentare la pressione del sangue, ma allo stesso modo una dieta ricca di acidi grassi saturi possono aumentare i livelli di colesterolo e soprattutto il colesterolo LDL. Inoltre, generalmente con la dieta DASH si va anche ad aumentare l'apporto di fibra giornaliera, che ha anch'essa un importante ruolo di prevenzione e cura delle patologie cardiovascolari. Inoltre, le persone che hanno come obiettivo la riduzione della pressione sanguigna non dovrebbero curare solo ed esclusivamente l'alimentazione, ma seguire complessivamente uno stile di vita sano, come ad esempio fare esercizio fisico, ridurre il consumo di alcol e gestire meglio eventualmente livelli elevati di stress. La differenza tra la dieta DASH e altri approcci dietetici, come ad esempio una dieta iperproteica o una dieta chetogenica, sta nel fatto che la dieta DASH richiede comunque un buon consumo di carboidrati e, oltre alla riduzione dell'apporto di sodio, tende ad un miglior controllo della qualità dei grassi.